Un tremendo acquazzone si è abbattuto sopra Chioggia, Sottomarina e le frazioni dalle 12.30 fin dopo le ore 14 di oggi. Ampiamente messa in conto dalle previsioni meteo, la pioggia torrenziale ha colpito tutta la città. A Borgo San Giovanni galleggiano i bidoni per le strade del quartiere Don Minzoni. Strada Madonna Marina è andata sotto e così le laterali via Acacia e la parte interna di via Schiavo. Disagi anche all'ospedale, al sottopassaggio di Ridotto Madonna e di nuovo al Duomo di Chioggia, il cui pavimento era stato già sommerso lo scorso weekend, anche per via di precedenti lavori male eseguiti. L'acqua ha invaso anche via Vespucci a Sottomarina e alcune zone di Isola Verde. Questa mattina il prodromo, con un accenno di tromba d'aria visibile da Isola Verde, attorno alle ore 9.40. La regione Veneto intanto ha diramato un'allerta meteo per vento forte di tramontana, destinato a scatenarsi nel tardo pomeriggio, in serata e la prossima notte. La protezione civile è arruolata e operativa almeno fino all'alba di lunedì. Stretta della Guardia Costiera di Venezia e del nucleo antisofisticazione dei Carabinieri di Padova, sul pesce venduto senza documentazione che rintracci la filiera. Il blitz sabato scorso al mercato settimanale di Piove di Sacco, dove quattro ambulanti, rispettivamente di Chioggia, di Codevigo, di Piove e di Campolongo, si sono visti sequestrare 130 kg di pesce, del valore commerciale di 2.000 euro, privo di attestati, e di conseguenza hanno ricevuto contravvenzioni amministrative. Oltre all'ispezione tra i banchi sotto i portici, gli ispettori della Guardia Costiera e i NAS hanno sequestrato anche 4 tonnellate di pesce non documentato in un deposito frigo, con multa di oltre 3.000 euro all'azienda che lo deteneva. Nuova linea di autobus retta da Arriva Veneto. In via sperimentale, infatti, è stata istituita la linea 88, che collegherà l'ospedale di Chioggia con Cavarzere e Cona, prevedendo una fermata anche a Pegolotte, come da richiesta dell'amministrazione comunale conense per soddisfare le esigenze degli utenti locali. Due le partenze e gli arrivi quotidiani, da Sottomarina alle 7.30 con passaggi alla cittadella sanitaria di Cavarzere fino alla sua autostazione. La ripartenza alla volta di Sottomarina è prevista alle 13.05. Mentre al mattino, ore 8.45, muoverà un autobus di linea 88 da Cavarzere alla volta di Chioggia, con ritorno dall'Isola dell'Unione alle ore 12.15. Arriva Veneto non esclude aggiustamenti di orario e di percorso dopo questa prima sperimentazione. Weekend di concerti all'Auditorium San Nicolò in Chioggia. Si comincia oggi dalle ore 17.15 con l'esibizione del fisarmonicista Lorenzo Albanese, vincitore del talent show Amadeus Factory nel 2017. L'artista eseguirà brani del repertorio di Pachelbel, Albeniz, Angelis, Puskarenko, Wojtenko, Buseil e Semyonov. Domani mattina dalle ore 11.15 avrà luogo l'ultimo concerto relativo alla 27ª stagione musicale della città, organizzata dall'Associazione Lirico-Musicale Clodiense in collaborazione con Veneto Jazz. Si esibiranno gli allievi dell'Accademia Violinistica di Chioggia, diretta dal maestro Dejan Bogdanovic, in un repertorio da Franck, Saint-Saëns, Wieniawski, De Sarasate. Il biglietto d'ingresso al concerto matinée costa 5 euro e comprende un brindisi augurale alla fine dell'evento. Domenica pomeriggio invece, sempre dalle 17.15, per la 45ª stagione concertistica della Gioventù Musicale d'Italia, sarà la volta di Saxofollia. La band composta da Fabrizio Benevelli al sax soprano, Giovanni Conti al sax contralto, Marco Ferri al sax tenore, Alessandro Creole al sax baritono, performerà arie da Rossini, Verdi, Puccini, Morricone, Rota, Bruno Martino e Prim. I biglietti costano 5 euro e sono in vendita prima del concerto all'Auditorium. Amici carissimi di Meteo Acquazzurra e Meteo Brollo, un di nuovo buongiorno a tutti. Siamo circa